Un progetto nato dal basso, in meno di un anno, 1600 camminatori che hanno percorso il cammino che abbia questo posto, il nostro percorso che dallo Ionio, da Soverato, passa per le Preserre e arriva fino a Pizzo sul Mar Tirreno. Il dibattito è stato molto acceso, è stato molto bello vedere le persone che praticamente erano molto coinvolte ed è una prospettiva per il futuro che ci può dare molte garanzie. Effettivamente così è stato stasera, mi ha fatto piacere che a questo tavolo abbiano partecipato tutti i sindaci che sono stati invitati. Abbiamo purtroppo potuto dare solo al dottor De Magistris quelle che sono le nostre idee, quello che è il nostro intento di recupero dell'area interna. Spero che in prossime occasioni possiamo incontrare anche altri candidati alla presidenza della Regione Calabria, perché questi territori hanno bisogno di confrontarsi con le istituzioni, hanno bisogno di portare dal basso quelle che sono le richieste, perché i programmi, i candidati alla presidenza li devono scrivere anche prendendo quelle che sono le idee che vengono dai territori. E i sindaci, più di ogni altro, conoscono il loro territorio e quindi possono dare un contributo fondamentale affinché ci sia questa occasione di rilancio nella Regione Calabria. C'è un grande investimento umano ed economico sulle aree interne, la rigenerazione dei borghi, la messa in sicurezza degli edifici, delle montagne, delle strade, dei viadotti, il dissesto idrogeologico, la cura delle foreste, il turismo sostenibile, la cultura, l'artigianato, ma anche tante infrastrutture digitali e tecnologiche necessarie per connettere aree impervie con il resto del mondo. E poi in quale altra parte d'Italia abbiamo una connessione paesaggistica così forte tra la montagna e le coste?